continuiamo a dare. No, no, convintissimo. Dobbiamo votare no. Anche il fronte del no apre ufficialmente la propria campagna per il referendum costituzionale e lo fa in piazza Ognissanti, proprio a Firenze, a casa del premier Renzi. Firenze non è di Matteo Renzi, Firenze è una città meravigliosa con una meravigliosa storia democratica. L'organizzazione della piazza porta la firma di Sinistra Italiana. Ci sono poi SEL, CGIL, Possibile, un mondo a cui le parole di Renzi, che ha sostenuto che la partita sul referendum si gioca a destra perché la sinistra sta già con lui, proprio non vanno giù. Questa piazza mi sembra che smentisca il Presidente del Consiglio. PD non è più sinistra per me. Sinistra che pensa a Renzi che sta con lui è un centrodestra. Nel PD stanno con lui oppure no? La parte dei cortigiani sì. Da parte dei partigiani no, ma quelli di base del PD e non stanno con loro. E c'è anche l'AMPI che dal palco invita tutti a votare no. Siamo totalmente schierati per la difesa della Costituzione come i padri ce l'hanno consegnata. Non ha fatto breccia neppure l'apertura del Premier a modificare l'Italicum. No, mi fido. Tanto però si fa votare sulla riforma. Il fatto di promettere che cambierà dopo toglie qualunque credibilità a questo tipo di promesse. Ha perso 19 ballottaggi su 20, non gli conviene più. Sul palco salgono tutti i big, da Cofferati a neobabbo Nichi Vendola, e Pippo Civati lancia un appello a Bersani. Pierluigi, vieni con noi, ti stiamo aspettando. Questa modalità che è stata utilizzata per cambiare la Costituzione assolutamente non l'accettiamo. Il voto dei cittadini viene annullato. La modernità ci ha portato a questa crisi tremenda. Il fronte del no promette di scendere in tutte le piazze, mentre Renzi punta anche i voti di destra. Servono i voti della destra per vincere. Vado a prenderseli. Quelli della sinistra probabilmente non ce l'avrà.